Dopo 7 mesi di viaggio è atterrato il rover robotico della NASA Perseverance su Marte, il pianeta rosso. Il robot ha l'obiettivo di cercare tracce organiche che dimostrino che sul pianeta ci sia stata vita in passato. Lo scopo è quello di portarvi un giorno esseri umani. Il luogo in cui è atterrato il robot è stato denominato Timanfaya, poiché la superficie ricorda quello del parco nazionale famoso di Lanzarote. Siamo stati un po' curiosi di questa cosa ed eravamo un po' curiosi di vedere che tipo di atmosfera si è trovato questo robot una volta che è atterrato su Marte. Così abbiamo pensato di andare dal suo gemello. Al parco del Timanfaya. E di portarci anche voi. Il parco del Timanfaya si trova nell'area sud-est dell'isola ed occupa buona parte di Lanzarote, estendendosi per circa 51 km quadrati. La denominazione di parco nazionale è avvenuta nel 1974 e nel 1993 l'UNESCO ha riconosciuto quest'area la qualificazione di riserva biosferica. Tutto il territorio è incontaminato, ad eccezione di una stradina asfaltata a scopo turistico che consente di visitare il parco a bordo di un autobus. Il percorso dura una trentina di minuti circa e noi l'abbiamo fatto. A bordo del bus, una voce guida racconta che il parco è un substrato vulcanico causato da 6 anni di eruzioni che sono avvenute tra il 1730 ed il 1736. Il 1° settembre del 1730, tra le 9 e le 10 di sera, la terra si aprì a Timanfaya e dalla terra emerse un'enorme montagna dalla quale uscivano rocce infuocate. Per 6 anni la lava si è diffusa in tutta l'area, coprendo un quarto dell'isola. Le eruzioni, oltre a causare la distruzione dei villaggi circostanti, provocarono danni irreparabili alle coltivazioni di cereali,
costringendo gran parte della popolazione a migrare verso altre isole. Tuttavia, gran parte della nuova terra è diventata incredibilmente fertile, portando ad una rapida conversione agricola, soprattutto nell'impianto dei vigneti, con viti sepolti nella sabbia dei vulcani. Da allora il paesaggio è stato trasformato grazie alle tecniche agricole utilizzate dai conigli per catturare l'umidità dagli alisei sui lapilli vulcanici. L'attività del vulcano continua, come proverebbero le temperature rilevate ad una profondità di 13 metri sotto la superficie della Terra, tra i 100 e i 600 gradi centigradi. Nel territorio del Timanfaya sono presenti quelle che i vulcanologi chiamano anomalie geotermiche. Sono temperature superficiali insolite provenienti da una camera magmatica residua poco profonda che permettono degli effetti speciali. Il primo effetto è quello che vi facciamo vedere, quello dei geyser. Il secondo effetto è quello che potete vedere con la combustione della ginestra. Di cucinare il cibo su un barbecue gigante grazie al calore della terra che si può consumare direttamente sul posto nel ristorante El Diablo, costruito ad opera di César Manrique, l'artista simbolo dell'isola. Costruito nel 1970, è di forma circolare ed è costituito da enormi vetrate che permettono una vista mozzafiato sul paesaggio vulcanico. Mentre camminiamo in uno dei percorsi disponibili nel Parco Nazionale del Timanfaya, vi racconto quella che è la leggenda del diavolo del Timanfaya. Perché questo simbolo è così famoso nell'isola e soprattutto chi è il diavolo del Timanfaya? Tutto cominciò nell'anno 1730, durante il matrimonio di una coppia di giovani ragazzi nel paese di Timanfaya. Lui era il figlio dell'uomo più ricco dell'isola di Lanzarote
e la giovane sposa era la figlia di un agricoltore di piante medicinali. Durante il matrimonio, mentre tutti gli invitati erano alle prese con balli e divertimenti, iniziò a tremare la terra ed una grande nube di zolfo stava uscendo dalla vicina montagna accompagnata da una pioggia di rocce. Il vulcano, che successivamente prenderà il nome di Timanfaya, cominciò ad eruttare assieme a tutti gli altri vulcani dell'isola. Iniziarono ad uscire dalla bocca del vulcano grandi macini incandescenti che distruggevano qualunque cosa toccassero. Tutti gli invitati del matrimonio cercarono di mettersi in salvo come potevano e con loro anche i due giovani sposi. Però purtroppo uno dei macini infuocati colpì la giovane sposa che rimase letteralmente schiacciata. Il suo amato, spettatore impotente di quella terribile scena, si mise a gridare in cerca di aiuto, mentre tutti gli abitanti del paese stavano cercando riparo e nel vederlo disperato gli gridavano di andarsene, che non c'era più nulla da fare e che la ragazza era già morta, che avrebbe dovuto mettersi in salvo anche lui, se no avrebbe fatto la stessa fine. Il giovane disperato era deciso di poterla ancora salvare spostando l'enorme masso. Così, guardandosi attorno, trovò una forca a cinque punte ed incredibilmente facendo leva sulla roccia, ci riuscì. Vedendo la sua amata senza vita e sanguinante, il ragazzo, vittima di questa disgrazia ed in preda alla disperazione, la prese tra le sue braccia assieme al forcone a cinque punte e si diresse verso la vallata incandescente di Timanfaya. Scese la notte, una notte di luna piena che illuminava l'inferno nel quale si era convertito Lanzarote. Il ragazzo, stremato dalle ore di cammino, lasciò cadere la ragazza a terra, lo seguì qualche passo in direzione del suolo ardente, ancora illuminato dal chiaro di luna, alzò il forcone al cielo e gridò con tutto il fiato che aveva in gola fino a che la leva incandescente non lo fece sparire. La gente che stava assistendo a quell'immagine struggente dal paese sospirando esclamarono: «Pobre diavolo!». Dal sangue che cadde dalla ragazza morta e trasportata dal marito alla valle di Timanfaya nacque per ogni goccia una pianta medicinale, la stessa pianta che coltivava suo padre, che in memoria di questi due giovani innamorati decise di darle il loro nome, Aloe come il giovane sposo e Vera la sua defunta figlia. Oggi l'immagine di quel povero diavolo che disperato alza al cielo il forcone poco prima di essere inghiottito dalla lava è l'immagine simbolo non solo del Parco Nazionale di Timanfaya, ma di tutta l'isola di Lanzarote.